Questa attività di controllo a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini è, al di là dell'emergenza Covid, uno dei profili forse meno noti che il Libro Blu pone in evidenza. Penso ad esempio a quanto si riporta in merito al sequestro effettuato dall'ufficio delle dogane di Napoli di ben 32.400 giocattoli di provenienza cinese contraffatti e pericolosi, che avrebbero potuto arrecare danni gravi a bambini.